per non aver paura di nulla. Se riusciamo nella nostra vita a mettere al centro il Signore, non c'è niente e nulla che possa spaventarci. Il nostro cuore si fa libero di amare e di essere amato. Dal Vangelo secondo Luca. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Con attorno la folla che esulta, fa complimenti, Gesù rimette il centro su Dio. Facile, per troppo entusiasmo o per paura, perdere la bussola. Il centro e la direzione è Cristo, il fine è Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Rinnegare Cristo significa rinnegare il volto di Dio. Dio che è Padre amorevole e misericordioso. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Parlare contro il Figlio dell'uomo significa fare il male. Ma andare contro lo Spirito Santo significa non riconoscere che Dio mi possa perdonare. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Lo Spirito Santo diventa la volontà di Dio in noi. E agire come strumento nelle mani di Dio. Tutto rimane in Dio se glielo affido.